Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi porto con me in Fiera del Levante. Facciamoci però prima un bel giro sul nuovo ponte che hanno costruito qui a Bari. E si tratta dell'asse nord-sud di cui si è tanto parlato di recente. Per entrare in Fiera del Levante ci sono vari ingressi, noi abbiamo scelto quello italo-orientale, dove abbiamo incontrato una sfilata di auto Mercedes. Il primo padiglione nel quale sono voluta entrare è, come di consueto, quello francese, nel quale appunto appena si entra si viene accolti da un meraviglioso profumo di spezie, biscotti, quindi di zucchero. Un giretto da queste parti non può mai mancare. Ho visto uno degli stand che vendeva macarons, ma non ho potuto assaggiarli perché contenevano latte e derivati. Dal padiglione francese poi ci siamo spostati e abbiamo deciso di andare a visitare il padiglione nuovo, che è quello che appunto mostra tutti gli arredamenti per la casa e ha in esposizione cucine, soggiorni, camere da letto. Dal nuovo padiglione poi ci siamo spostati verso il padiglione che mette a disposizione tutti gli stand per la decorazione di interni, ed in particolare mi sono soffermata su questo stand che vende miniature d'arte. Quando si viene in Fiera del Levante non si può non passare per il Padiglione delle Nazioni, un padiglione immenso nel quale ci sono tanti stand che vendono prodotti appunto provenienti dalle varie nazioni del mondo.
E come non essere attirati dal padiglione dell'enogastronomia? Ovviamente ci sono vari stand che mettono a disposizione e offrono anche degli assaggi dei prodotti enogastronomici della tradizione pugliese e non. Ed il nostro giro in Fiera del Levante non può che terminare con una passeggiata nei pressi della famosa fontana. Il mio video termina qui. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi tanti pollici in su. Vi lascio qui accanto il video precedente e per non perdere nessun video, iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. Vi aspetto! Ciao a tutti e bentornati sul canale. Anche quest'anno per le mie vacanze vi porto con me. Guardate!